Buonasera amici del Sagittario. Allora, finalmente nella mia dolce casetta sono ritornata nella mia postazione. Allora, anche per voi l'oroscopo della settimana dal 13 al 19 settembre 2021, dopo l'oroscopo del mese di settembre, dopo le 2 settimane che abbiamo fatto. Innanzitutto vi chiedo cosa vi sta succedendo. È una settimana questa dove mi sa che dovrete affrontare un po' di situazioni, un po' di problematiche. Adesso vi vado a spiegare, vi vado insomma a dire tutto quello che c'è qui sul tavolo. Vi ricordo chiaramente di magari mettere un mi piace se vi trovate in quelle situazioni, se vi piace il video, se vi sono simpatica, se vi trovate a passare, iscrivervi al canale, spuntare la campanellina se volete rimanere aggiornati e lì dove avete bisogno di più informazioni, anche semplicemente una domanda inerente a quello che vedete dal video, magari non vi convince un qualcosa, non vi è chiaro un qualcosa, potete scrivermi nella voce informazione sul mio canale, ci sono 2 numeri di telefono, potete scrivere su WhatsApp a uno dei 2 numeri in base chiaramente a quello che è la necessità e quello che è l'informazione. Ricordatevi sempre che questi video, questi oroscopi sono chiaramente per il segno del Sagittario. Parto subito e vi dico: iniziate la settimana o condurrete meglio la settimana con un'energia di crisi, perché vi troverete di fronte a un cambiamento. A quanto pare questo cambiamento, volere o volare, lo dovete fare per forza, non c'è verso di eventualmente superarlo, passarlo, boicottarlo, non so, trovate la parola che volete. No, a quanto pare è arrivato il momento e se non è per voi, nel senso che se non lo farete voi, non accetterete voi, sicuramente ci sarà qualcun altro che vi farà fare questo cambiamento. Comunque, iniziamo la settimana con delle opportunità, si presenteranno delle opportunità di esperienza, conoscenza di persone nuove oppure esperienze proprio nuove da fare. Però vi trovate in una situazione dove a livello sentimentale, per chi ha conosciuto qualcuno, per chi è in una relazione, per chi deve prendere una scelta, perché deve fare quel passo in più, vi trovate in una fase dove non volete proprio lasciarvi andare a livello proprio sentimentale, siete talmente assorti dai vostri pensieri, dai vostri problemi, che cercate di non essere chiari col partner, ok? Perché neanche voi sapete in realtà che cosa volete bene. Siete impegnati a guardare più la sfera, economica, ad arricchirvi, cioè per voi questa è la vostra priorità. I soldi sono la vostra priorità. E fin qua ci siamo. Poi attraverserete una serie di conflitti. Allora, questi conflitti potrebbero diventare pericolosi perché potreste rischiare di perdere tutto, tutto quello che erano i vostri obiettivi, tutto quello che avete magari cioè, creato, che vi siete prefissati. E infatti le carte vi invitano a togliervi le bende avanti agli occhi e di guardare le vostre situazioni, quello che chiaramente state vivendo, sotto altri punti di vista. Quindi spostatevi, non mettetevi paraocchi come i cavalli, ma togliete proprio le bende e cercate di guardare le vostre situazioni a 360 gradi. Perché purtroppo, avendo la benda, siete artefici voi della vostra rovina.
non siete proprio in grado di prendere decisioni e se continuate in questo modo finirete col perdere completamente tutto quello che avete costruito. Abbandonate la ragione, quindi mettete in funzione i sentimenti, il cuore. Perché voi state proseguendo una strada dove siete convinti di certe cose e siete ormai intrappolati in certi legami che non vi permettono di vivere la vostra vita tranquilla e serena. Voi non avete una vita tranquilla e serena in questo momento, perché proprio siete intrappolati sia mentalmente che a livello proprio di legami in determinate situazioni e continuate a testarvi quanto siete. Continuate ad andare avanti imperterriti per la vostra strada. Ecco perché siete artefici del vostro male. Del vostro male. Perché se magari per voi ci sono dei risultati positivi, non aprendo la vostra testa, non aprendo a 360 gradi i ragionamenti o il modo di ragionare, non vi permette quindi di fare passi in più. Avete bisogno nella vostra vita ormai di vivervela, di festeggiare, di felicità, però purtroppo quando vi capita nelle mani questa felicità non la sapete assolutamente cogliere. Cioè, proprio come se fosse la felicità arriva e voi la scansate, ve ne scappate. Come, non lo so, non so per quale motivo, vi dico la verità, sarà forse una questione caratteriale, ma penso che tutti quanti abbiano bisogno di vivere dei momenti di felicità, di gioire, di essere sereni, di essere tranquilli. Voi invece siete ingarbugliati in certe situazioni che proprio non vi permettono di andare avanti. Ci saranno comunque nella settimana, una serie di eventi inaspettati. Eventi che si presenteranno nella vostra vita dove ci possono essere, ad esempio, o possibilità di un'avventura per alcuni di voi, per altri magari proposte di lavoro, e comunque avete paura di affrontare certe situazioni. Le situazioni nuove, tutto ciò che è nuovo. Voi avete una paura proprio pazzesca di affrontarle. Ecco perché. Tornando a prima, siete comunque poco chiari anche se siete in coppia o non siete limpidi, non siete trasparenti, come dico sempre io. Cioè, avete proprio paura ed è questa la paura che vi fa essere poco chiari e poco trasparenti. Potete stare comunque sia tranquilli perché voi potete affrontare qualsiasi genere di situazione perché comunque sia avete la forza e siete in grado di poterlo fare. Ma se continuate ad andare avanti per questa strada, ripeto, rischiate momenti di crisi economica e rischiate anche di interrompere e definire una relazione d'amore per chi già ha una relazione. Quindi avete bisogno completamente di cambiare vita. E di mettere comunque sia delle basi, ok, proprio per la vostra vita. Avete bisogno di basi, dovete iniziare a costruire. Quindi dovete rischiare, perché se io ho paura di fare un passo in avanti, di fare un qualcosa in più, cosa faccio? Nella vita bisogna rischiare. Il rischio è una cosa normale. Il rischio nella vita c'è. Può andar bene e può andar male, ma dovete comunque rischiare andare avanti e non farvi sommergere da dubbi che avete, perché ne avete tantissimi. C'è anche una situazione, di urgenza. A un certo punto comparirà durante la settimana una situazione che è da sistemare subito, velocemente, perché sarà un qualcosa di più urgente rispetto a tutte le altre situazioni che magari potreste vivere durante la settimana. Ci saranno delle delusioni. Allora, dovete stare attenti a queste delusioni. Voi siete tanto legati al denaro, alla ricchezza e alla famiglia. Siete comunque in pericolo perché potreste perdere inteso
perdere qualcosa, sentirvi per la delusione che vi può arrivare, potreste sentirvi: ma come? Ci ho messo così tanto, ma come? Tutto l'amore di questo mondo, tutta la forza di questo mondo, e questa è la coltellata che mi si viene data. E quindi vi sentite... Non, in questo momento non mi viene la parola giusta. Vi sentite demoralizzati, vi sentite tristi, probabilmente è questo che causerà poi dopo la vostra crisi, ed è proprio questo che causerà per forza questo cambiamento, che o volete o non volete, comunque lo dovrete, scusatemi, lo dovrete affrontare. C'è proprio, c'è una situazione di un qualcuno che vi pugnala alle spalle, ed è proprio una situazione all'interno di un rapporto, del vostro rapporto familiare. Quindi dovete avere forza, la forza che vi dicevo prima, dovete avere forza per poter reagire, dovete avere forza di ostinarvi a determinate cose, essere voi più duri. E soltanto così riuscirete a recuperare tutto quello che chiaramente avete costruito fino adesso, tutto quello che sono i vostri obiettivi. Vi dovete in pratica imporre. Questa è l'unica soluzione. Voi, cioè, proprio le carte mi continuano a ripetere che siete delle persone indecise. Avete delle situazioni da risolvere, purtroppo vi troverete a un certo punto soli nel farlo. Soli, siete rimasti talmente legati al vostro interesse economico, ai vostri legami, che è normale che lì dove avete bisogno, magari se chiedete aiuto, che ne so, a una compagna, a un amico, a qualcuno, è normale che vi girano le spalle, perché può essere pure che vi dicono: ma come, ti avevo dato i consigli, adesso ti trovi in questa situazione, bene, arrangiati da solo. E infatti vi trovereste a dover risolvere le vostre questioni da soli. Troppi scenari dove, ripeto, intrappolati nei vostri scenari. Questi scenari, questi legami, è arrivato il momento di abbandonarli. Non vi fanno comunque sia bene, non vi fanno assolutamente bene. Altrimenti, purtroppo, se non abbandonate tutto questo, non potete permettere alla vostra vita e a voi stessi di evolvervi per poter andare in situazioni migliori, perché rimanete chiusi, intrappolati in una stessa situazione e non vedete cosa c'è al di fuori. È lì dove magari potete avere un'esperienza o un qualcosa di nuovo, vi si presenta un qualcosa di nuovo, cioè siete legati comunque in un cerchio dove, se non andate fuori, non potete scoprire che cosa c'è di positivo per voi. Purtroppo dovete risolvere e vi dovete comunque sia muovere. Ripeto, questo è per quanto riguarda la vostra vita. In più la carta consiglia, la carta del consiglio ormai la chiamo io, consiglia che dovete stare attenti a una figura, è una figura più grande di voi, dove è una figura che non prova sentimenti, è una figura pericolosa per voi, forse questa settimana. Sì, non voglio sbilanciarmi di più. Non voglio sbilanciarmi di più perché... E comunque, ripeto, se avete una situazione in famiglia da dover risolvere, una situazione comunque urgente, una pugnalata che potreste avere alle vostre spalle da qualcuno della vostra famiglia, quindi attenzione, la carta del consiglio dice: state attenti a una figura che è priva di sentimenti e pericolosa. E ricordatevi dove vi dico da dover abbandonare i vostri legami, i vostri schemi. Cioè, quindi io vi dico questo, vi consiglio questo. Chiudo qua. Vi auguro un buon fine settimana e
Se ho tempo nella settimana, cercherò eventualmente di fare uno speciale Sagittario. Se ho tempo, ragazzi, perché veramente non sono stata bene e vado sempre di corsa. Altrimenti vi auguro un buon inizio settimana. Il consiglio a parte che vi posso dare io è semplicemente di affrontare. Ricordatevi che le carte mi dicevano che siete in grado, avete forza per poter affrontare, ok? Impuntatevi. Quando le situazioni non vi piacciono, impuntatevi. Non c'è bisogno di essere ambigui, di essere poco chiari. Guardatevi un attimo dentro, vedete in realtà cosa volete. Non abbiate paura di fare quel passo in più, perché tanto prima o poi tutti quanti rimarremo comunque soli dai legami familiari. Perché la vita comunque va avanti ed è normale che noi dobbiamo procedere, comunque far andare avanti la nostra vita. E i legami familiari comunque restano anche fin là. Per carità, la famiglia è sacra, tutto quello che volete. La famiglia è importante, certo, potrebbe essere anche un punto di riferimento. La famiglia, parlo della famiglia nativa, per carità di Dio, però la vita va avanti. E dovete guardarvi, ripeto, dentro e pensare anche a voi stessi, perché vi vedo in uno stato comunque confusionario, in uno stato di incertezze, di mille dubbi, tutto quello che è. Cercate di fare quello slancio, quel passo in più. Fatelo, fatelo. Altrimenti deciderete di darvi la zappata sui piedi e di vivere la vostra vita come la state vivendo, perdendo tutto quello che erano i vostri obiettivi e perdendo tutto quello che avevate chiaramente costruito fino adesso. Ok, vi auguro, ripeto, una buona serata e a presto. Ciao!